Ciao Annika. Ciao Alessandra. Come stai? Bene, tu? Bene, grazie, sì, scuola è andata bene. Te com'è andata? Bene, bene. Ieri sono andata a fare un giretto in parrocchia e ho visto i bambini del catechismo, carini, con le loro catechiste. Sì, sì, sì. E ho visto che stavano imparando i comandamenti. Tu te li ricordi? Abbastanza, ma non bene. Tu li ricordi? Sì, un pochino, però mi piacerebbe ripassarli un pochino. Approfondirli, sì. Approfondirli. Perché non chiediamo a Don Mirko? Bella idea. Bene. Ciao ragazze. Ciao. Ciao Monica. Ciao Alessandra. Ciao. Di cosa stavate parlando? Dei comandamenti, perché ieri ho visto i bambini del catechismo che ne parlavano e quindi ci è tornata in mente questa... Eh sì, i comandamenti sono davvero al centro della nostra riflessione, tante volte anche in parrocchia si insiste tantissimo sui comandamenti. La mia sensazione è che i comandamenti noi li insegniamo ai bambini, dicendo cose da bambini, ma in realtà i comandamenti prima di tutto sono per gli adulti, perché sono davvero profondi. E siamo arrivati nel libro dell'Esodo proprio alla parte sui comandamenti, cioè questo popolo di Israele che viene liberato da Dio e che attraversa il deserto, a un certo punto arriva sul monte Sinai. E qui Dio ferma tutti, compare, abbiamo visto con una grande teofania, cioè Dio si manifesta con la natura sconvolta, un terremoto, un'eruzione vulcanica, un uragano, una tempesta, perché Dio appare, vuole parlare a Mosè e al popolo. Ed è in questo contesto che Dio lascia i comandamenti e la sua legge. Il popolo è stato liberato da Dio e quindi i comandamenti e le leggi di Dio sono perché il popolo possa continuare ad essere libero. Vediamo adesso allora il testo, almeno iniziamo il testo dei comandamenti. Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Ma questo non suona come un comandamento, e quindi perché c'è? Bravissima Alessandra, hai trovato proprio, secondo me, la chiave di lettura per capire i comandamenti. Prima di dire all'uomo cosa deve fare e cosa non deve fare, Dio si presenta e dice: guarda che colui che ti dice di non fare tante cose e di fare altre cose è colui che ti ha liberato dalla terra d'Egitto. E cioè dice Dio: io mi sono coinvolto con te, ho visto la tua sofferenza, ho sentito le tue grida, ho capito la tua situazione davvero difficile e sono intervenuto attraverso Mosè, attraverso segni prodigiosi, le piaghe d'Egitto, attraverso il passaggio del mare, questo miracolo così grande, io però sono intervenuto e ti ho voluto libero. E quindi qualsiasi cosa io adesso ti dirò è sempre per la tua libertà. E penso che sia fondamentale sentire che i comandamenti non sono per rovinare la vita dell'uomo, ma per farla fiorire fino in fondo. Infatti, se voi guardate, vedremo poi che i comandamenti normalmente ci dicono di non fare qualcosa. E cioè tracciano in qualche modo il confine. Non fare quella cosa, perché quella cosa porta rovina nella tua vita, nella vita degli altri, nella società. Dio non ci dice cosa fare in realtà, perché questo è lasciato alla libertà dell'uomo, alla nostra responsabilità. E quindi Dio ci lascia assolutamente liberi e creativi nel fare della nostra vita un capolavoro. Ci dice semplicemente quali sono gli ostacoli, ecco, che non devono essere oltrepassati, perché lì c'è il baratro per la società, per la nostra vita. Il primo punto di non ritorno, il primo comandamento, è proprio questo: non avrai altri dei di fronte a me. Questo è proprio il primo grande comandamento. Ma a me viene da pensare, il popolo di Israele inizialmente era politeista. In quale momento è diventato monoteista? Sì, il popolo di Israele, probabilmente come tutti i popoli del vicino Oriente, era un popolo che venerava diverse divinità. Il politeismo antico era il fatto di venerare più divinità. Gli Assiri, i Babilonesi, gli Egizi e tanti altri popoli veneravano diverse divinità, avevano quello che si chiama il Pantheon. A un certo punto della storia Israele ha capito che unico è Dio, uno solo. Il Dio è uno solo, non sono tanti dei. E questo è il monoteismo, cioè si adora un'unica divinità. In questo punto dei comandamenti probabilmente abbiamo una fase intermedia, cioè Dio dice: io so che nel mondo ci sono popoli che venerano tante divinità, ma tu Israele non devi avere altri dei oltre a me. In seguito Israele farà questa esperienza, che non è che semplicemente lui ha
Israele ha una divinità e gli altri popoli hanno le loro divinità particolari, Israele capirà che unico è Dio ed è il Dio di tutta l'umanità. Questa è una esperienza però successiva. Quando noi troviamo questo primo comandamento, è Dio che chiede l'esclusiva a Israele. Ma non perché sia timoroso della concorrenza di altre divinità, ma perché Dio dice: io sono un Dio che ti ha liberato. Altri dei rischiano di renderti schiavo. Se noi dovessimo applicare in maniera esistenziale questo discorso nella nostra vita, potremmo chiederci: quali sono gli dei della tua vita? Quali sono le divinità, gli idoli della tua vita? Per qualcuno purtroppo è il denaro, per qualcuno è il successo, per qualcuno è la fama. E ci sono persone che inseguono questi valori, pseudo valori, e tutta la loro vita è concentrata nel seguire queste divinità che non sono però la fonte della felicità, ma diventano spesso la fonte della schiavitù. E quindi direi che questo discorso, non avrai altri dei di fronte a me, è molto moderno. Ci dice di non farci altre divinità, altri idoli, ma di rimanere liberi nella nostra vita. Tutte le persone che ti rendono schiavo non vanno bene, tutte le situazioni che ti rendono schiavo non vanno bene, e tutte le proposte e i controvalori che ti rendono schiavo per me sono da tenere lontani. Continuiamo adesso con i nostri comandamenti. Il secondo comandamento dice: non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. È un comandamento che suona piuttosto duro. Dio dice: non si può raffigurare con immagine la divinità. E infatti nella religione israelita c'è quello che si dice il divieto delle immagini, e questo divieto vige anche nell'Islam. Dio non si può raffigurare, perché raffigurare Dio vorrebbe dire: io ho incorniciato Dio, ho delimitato Dio, ho fissato Dio in una forma, quando Dio invece si manifesta nella nuvola, si manifesta nella fiamma, cioè Dio è guizzante, è sempre in movimento, non può essere preso. Dio è spirito, non può essere bloccato dall'uomo. E quindi c'è un principio molto importante in questo comandamento. I cristiani dicono: noi nel volto di Cristo vediamo il volto del Padre. Per questo motivo nel cristianesimo è previsto la possibilità di raffigurare Dio, proprio perché Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo, che è venuto in mezzo a noi, lo ha rivelato, e quindi c'è questo passaggio ulteriore. Però direi che è importante in chiave moderna questo comandamento, perché ci raccomanda di non farci di Dio qualche immagine fissa, bloccata a nostro uso e consumo. Per cui tu sei una persona che ama la guerra e dirai che Dio è il grande guerriero. Tu sei una persona che ha un valore e vedi in Dio quel valore lì. E cioè è un Dio a tuo uso e consumo molto limitato. Dio invece è sempre più grande delle nostre descrizioni, dei nostri concetti. Penso che sia importante ricordare anche questo. Passiamo a un altro comandamento: non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ma Don, che cosa vuol dire concretamente non pronuncerai invano il nome del Signore? Sì, noi abbiamo reso, dico purtroppo, questo comandamento dicendo: non bisogna bestemmiare. Certo, questo vale, ma non è tutto qui. Pronunciare il nome di Dio invano vuol dire chiamare in causa Dio quando non serve. E tante volte sentiamo persone che dicono: io non credo in Dio perché c'è la guerra nel mondo. Io non credo in Dio perché ci sono ingiustizie. Non serve chiamare in causa Dio per la guerra o le ingiustizie. Sono frutto della libertà dell'uomo usata male. Le cattiverie, le malvagità, gli inganni sono davvero opera dell'uomo e non serve chiamare in causa Dio per tutte queste questioni. Altre volte si chiama in causa Dio, come è successo di fronte alle sciagure, dicendo: questa sciagura, questo terremoto, questa catastrofe è la punizione di Dio per i peccati degli uomini. Anche questo è un modo irrispettoso della grandezza dell'uomo e anche rispettoso del ruolo di Dio, del volto di Dio, associare a Dio in questa maniera la punizione. Anche questo è un modo per non pronunciare il nome di Dio invano.
chiamare in causa Dio quando in realtà sarebbe meglio il silenzio. Altre volte noi pronunciamo invano il nome di Dio quando pretendiamo di parlare di Dio, piuttosto che parlare a Dio, cioè grandi sistemi, tanti concetti per parlare di come Dio è, di come dovrebbe essere, quando in realtà, piuttosto che parlare di Dio, è più bello parlare a Dio, rivolgersi a Dio, ad esempio nella dimensione della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio. Anche qui la Bibbia, prima di tutto, è ascolto, piuttosto che parlare a nostra volta, no? Anche questo vuol dire avere rispetto per il nome di Dio. Altre volte chiamiamo in causa Dio, magari in buona fede, di fronte a una malattia, di fronte alla morte, diciamo Dio ha voluto che, Dio ha fatto in modo che, quando in realtà, a mio parere, bisognerebbe essere molto più prudenti e discreti. Anche qui tante volte noi, vedete, chiamiamo in causa Dio, quando invece sarebbe meglio il silenzio, più rispettoso nei confronti dell'umanità, nei confronti della malattia, della sofferenza di queste persone, ma anche più rispettoso nei confronti di Dio, che resta comunque un mistero. Dio non è un oggetto da descrivere. Dio è più grande, è un mistero rispetto al quale noi possiamo solo balbettare alcune parole. Quindi vedete che questo comandamento, che noi rischiamo di ridurre al non bestemmiare, in realtà ci dice quanto grande debba essere il rispetto nei confronti di Dio, di non chiamarlo in causa quando davvero non serve. È di cattivo gusto per noi, direi anche per Dio. L'ultimo comandamento che vediamo in questo nostro incontro è il comandamento che dice: ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Madon, posso fare una domanda? Sì. Gli ebrei come celebrano il giorno del sabato, oltre alla preghiera in sinagoga e nel tempio, quando la celebravano? Sì, nel sì, tempio? Sì. Beh, il sabato è una festa davvero importante per l'ebraismo e le feste ritmano la vita degli uomini. Infatti un autore ha detto: solo per gli animali tutti i giorni sono uguali. Per gli uomini il tempo dell'anno è scandito da feste, possono essere feste civili, feste religiose, dei riti. Tutti noi festeggiamo volentieri il nostro compleanno, il nostro onomastico, certi anniversari, certe date sono speciali e anche le date religiose, le ricorrenze religiose sono molto speciali. Ecco, il sabato direi è il fiore all'occhiello dell'ebraismo. Gli ebrei di tutto il mondo, anche quelli che non vivono nello Stato di Israele, se sono osservanti, osservano davvero in maniera, diremmo noi, rigida rispetto ai nostri standard il sabato. Il sabato è il giorno in cui ci si ricorda del Signore. Il Signore, il giorno del sabato, ha cessato di creare il mondo, si è limitato, è importante questo, Dio si è limitato, ha lasciato uno spazio di autonomia per l'uomo, dicendo: io ho creato fino a questo punto, adesso passo il testimone all'uomo e alla donna che continuino a fare quest'opera della creazione. Quindi anche l'uomo che di sabato, l'ebreo, non lavora, indica nella sua umiltà il fatto di essere sulla stessa linea di Dio, che si è limitato. L'uomo crede tante volte di essere onnipotente, l'uomo che di sabato si ferma dal lavoro è un uomo che riconosce il fatto di essere creatura. Questo, secondo me, è molto importante. Non solo l'uomo si ferma dal lavoro, non vuol dire che l'uomo resti in pigiama tutto il giorno. L'uomo che di sabato, l'ebreo di sabato, il cristiano di domenica, si ferma dal lavoro, è una persona che nel corso della domenica, nel nostro caso dei cristiani, dedicherà il tempo anche a onorare il Signore suo Dio, e cioè alla celebrazione della messa, e quindi all'ascolto della parola di Dio, a vivere con la comunità, darà più spazio agli affetti familiari, darà più spazio agli amici, e quindi vivrà la domenica come un giorno particolare. Ripeto, non tutto il giorno in pigiama, non facendo niente, ma vivendo invece una vita, a mio parere, migliore di quella con i ritmi frenetici delle giornate della settimana. Gesù stesso ha vissuto dei sabati che io direi esemplari. Andava nella sinagoga a pregare,
si trovava con gli apostoli, mangiavano insieme e poi guarivano gli ammalati. E quindi c'è spazio per la preghiera, c'è spazio per gli affetti, per il divertimento, c'è spazio per la carità. Questo è il sabato degli ebrei, sarebbe bello che fosse anche la domenica per i cristiani.